commosso Crescenzio Sepe, il cardinale di Napoli, uomo del fare, ha stretto un accordo con la ProSud, l'azienda che si occupa di prevenzione del carcinoma prostatico, garantendo un ambulatorio gratuito per i più poveri nella chiesa dello Spirito Santo a Via Toledo. Questo significa servire. Bocciato Stefano Caldoro, il governatore della Campania, eletto con i voti del PDL e dell'allora coordinatore regionale Nicola Cosentino, esterna candidamente la sua alleanza con il sindaco di Napoli De Magistris, d'estrazione sinistroide radicale, in materia di grandi eventi, ovviamente perché sui piccoli gli spiccioli ingombrano.